Ore 17:30 di giovedì sera. Da circa un'ora il Consiglio Comunale è riunito all'interno dell'aula di Palazzo Marino nella sua prima seduta. Fuori dalle mura del municipio cominciano a sentirsi musica e slogan. È il presidio contro la presenza di personaggi vicini all'estrema destra tra i banchi del Consiglio Comunale, organizzato dai Sentinelli di Milano e a cui hanno aderito Verdi, Rifondazione Comunista e il Centro Sociale Il Cantiere. Il riferimento è ai consiglieri di Fratelli d'Italia, Chiara Valcepina e Francesco Rocca, presi dalle telecamere nascoste di Fanpage nell'ormai nota inchiesta Lobby Nera. Per noi è un valore, ovviamente, che una città medaglia d'oro della Resistenza combatta le presenze che si richiamano al fascismo dentro l'aula più importante che c'è in questa città, l'aula istituzionale per eccellenza, vale a dire quella di Palazzo Marino. Noi crediamo non ci siano i presupposti perché dei consiglieri che orgogliosamente si richiamano al fascismo e che orgogliosamente sono stati appoggiati da movimenti neofascisti come Lealtà e Azione non possono rappresentare Milano, la Milano del 2021, la Milano che ovviamente guarda il futuro e non guarda 100 anni indietro. Quindi noi chiediamo assolutamente le dimissioni di questi consiglieri. Dentro l'aula gli occhi della stampa sono quasi tutti puntati su di lei. Chiara Valcepina però non pronuncia parola, ma si limita ad ascoltare i nuovi colleghi. Ma questo non significa silenzio totale. Con una lettera indirizzata al sindaco e agli altri consiglieri spiega: non sono un estremista, ma una cittadina, una professionista, una moglie e una mamma. Sono stata giudicata con legge sulla base di qualche fotogramma rubato, continua Valcepina. Sono una persona radicalmente diversa da quella che viene rappresentata in questi giorni. Sull'onda dell'inchiesta il sindaco Sala aveva annunciato che avrebbe chiesto a tutti i consiglieri di firmare un documento di adesione ai valori costituzionali, una decisione che però non ha trovato d'accordo proprio tutti. Ma che bisogno c'è? Io sono sempre stato contro i titolarismi, adesso devo venire qua a dichiararlo in comune. C'ho una vita che dimostra, anche tutta la mia attività giornalistica dimostra che io non sono mai stato favorevole al titolarismo, totalitarismo, specialmente quelli comunisti, ma non è che quelli fascisti e nazisti mi piacessero, non l'ho mai detto. E quindi che stupidaggine, siamo qui ancora a romperci le palle con l'antifascismo, con l'antitotalitarismo, dai.